Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento e della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Ci troviamo nella scalinata che porta proprio sul sagrato, la grande chiesa a cielo aperto di San Pio da Pietrelcina qui in San Giovanni Rotondo, per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrisse a Padre Agostino nel 1915. Era il 10 luglio 1915. Padre Pio era a Pietrelcina perché una strana malattia lo costringeva a stare nella sua terra natale. Ogni qualvolta che tornava in convento, questa strana malattia lo faceva star male, stava talmente male che doveva tornare di nuovo dai suoi nella sua Pietrelcina, e lì stranamente stava meglio. Cosa scrive? Mio carissimo padre, Gesù sia sempre nella vostra mente, nel vostro cuore e innanzi ai vostri occhi. Ecco, quello che a noi ci colpisce questa frase: Gesù si compiace comunicarsi alle anime semplici. Sforziamoci di fare acquisto di questa bella virtù. Abbiamola in gran pregio. Gesù disse: se non vi fate come i fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Ma prima di insegnarlo a noi con le parole, l'aveva praticata lui stesso col fatto. Si fece bambino, ci diede l'esempio di quella semplicità che poi avrebbe insegnato anche con le parole. Diamo lo sfratto al nostro cuore, tenendo da esso lontano ogni prudenza terrena. Sforziamoci di avere una mente sempre pura nei suoi pensieri, sempre retta nelle idee, sempre santa nelle intenzioni. E ancora Padre Pio continua: conserviamo sempre una volontà la quale non cerchi altro che Dio e la sua gloria. Se noi ci sforzeremo di andare avanti in quella bella virtù, colui che ce la insegnò ci arricchirà sempre, sempre di nuovi lumi e di maggiori favori celesti.